42. Bentornati a una nuova puntata di Nerd Play e questa volta, questa sera, vi presentiamo il gioco Fur Draken della ABA. Aspetta, mettiamo un po' di ordine. Innanzitutto non sappiamo se è sera e poi... E che c***o ne sai quando guardano loro il video? Potrebbe essere sera, buonasera. E comunque il gioco in italiano si chiama Draghi Lingua di Fuoco, non farti condizionare dal titolo gigante sulla scatola. E allora spiegalo tu, dai. Il motivo per cui abbiamo il titolo in tedesco è perché siamo andati a prendere questo gioco direttamente dalla fiera internazionale di Essen, la più importante per i giochi da tavolo a livello internazionale. E questa novità in specifico è di un autore italiano che salutiamo, Carlo Emanuele Lanzavecchia, e ha vinto un importantissimo premio della critica, che è questo bollone qua, il Deutscher Spielpreis, come miglior gioco per famiglie. Andiamo a vedere perché lo dovremmo giocare. Bambini, andate a giocare a Fur Draken! Ok, allora guardiamo che cosa c'è dentro la scatola. Vai! Ah, sa di lava! Di che cosa sa la lava, scusa? Sa di cartone. Ta-da! Ok, abbiamo rimontato di nuovo il gioco in tempo di record, stiamo diventando ancora più bravi. Guardiamo che cosa c'è sul tavolo. Allora, beh, una plancia di gioco con un vulcano fichissimo, sì, in metallo, tra l'altro. Draghi, un gioco sui draghi, Fur Draken. Due a testa, ognuno col suo colore, io sono il giallo. Rosso. Due dadi, rossi. Indispensabili. Gemmine, ne abbiamo una rossa. Che sono i rubini. Figo. E una nera. Che è il carbonaccio. Ok. Hai fatto il cattivo. Giustamente, come la Befana. Dentro il sacchettino ne abbiamo già messi 3 e 3, giusto? Esattamente, 3 rossi e 3 neri. Allora siamo pronti per giocare. Vai! Allora, il nostro obiettivo sarà ovviamente cercare di raccogliere il maggior numero di rubini possibili, ignorando il carbone, che non varrà nulla. Per farlo, con i nostri draghetti, i nostri due draghi, gireremo attorno al vulcano aspettando che erutterà rubini. Ah beh, il tipico vulcano erutta rubini. Esattamente, okay. In Germania ce ne sono tantissime evidentemente, e noi andremo a raccoglierli appunto grazie ai nostri dadi. Adesso ti spiego come funziona un turno di gioco, che è semplicissimo. Al mio turno devo lanciare entrambi i dadi rossi e i due punteggi li dovrò utilizzare in questa maniera. Uno muoverà uno dei miei due draghi, a mio piacimento. L'altro sarà il numero di rubini che dovrò inserire all'interno del vulcano. In questo caso io potrei decidere di muovere uno dei miei draghi gialli di 4 caselle. 1, 2, 3 e 4. Okay. E inserire 3 rubini all'interno del vulcano, facendoli proprio cadere in questo modo. Fuori, ok. Esatto. Ok? Tocca a me? Tocca a te fare la stessa identica cosa. Vai. Bello, incominciamo benissimo, doppio uno per capire. Non ti preoccupare, comunque ancora hai l'opportunità di fare diverse mosse. È un gioco per bambini questo, sono convinto che non mi arrabbierò. Bravo, dai. Allora, buon esempio ai più piccoli. Muovo di uno, prendo un rubino. Prego. E lo mettiamo dentro. Perfetto. Di nuovo a me. È il mio turno. Attenzione, è venuto un risultato particolare. Il vulcano. Questo permette di sollevare leggermente il coperchio della nostra scatolina di metallo, facendo così cadere tutti quanti i rubini. Vedi che ora vanno ad occupare le caselle del tabellone? Sì. Quando la pedina di un nostro drago si fermerà in una casella che contiene la gemma, la potrà raccogliere. Fantastico, io qui ne ho già una. Purtroppo no, devi arrivare dopo un movimento per poterla raccogliere. In questo caso il fatto che tu ci sia già non ti dà nessun beneficio. Ah. Io in questo caso potrei decidere ad esempio di muovere questo drago facendo 1, 2 e 3, ma come vedi non ho raccolto le gemme che ho attraversato perché devo poter fermarmi nella stessa casella per poterle raccogliere. Quindi in questo caso non ho potuto ottenere nulla. Tocca a te. Ok, tocca a me.
doppio vulcano. Allora, in questo caso, quando il vulcano è vuoto, perché l'abbiamo appena svuotato, come ti ricorda il dado, vedi che ci sono disegnati tre rubini, noi prenderemo tre gemme e le metteremo dentro il vulcano, ma non solo, avrai anche la possibilità di sollevarle immediatamente per farle cadere e così ci saranno ancora più rubini sul tabellone. E quindi non prendo niente? Ovviamente no, perché i tuoi draghi non hanno mosso. Bene, bene, tocca a me. Allora, 2 e 4, direi che è un ottimo tiro, perché posso fare due caselle con questo drago, 1 e 1, 2, e raccogliermi le mie due belle gemmine e nasconderle dentro il sacchetto. E 4 significa che dovremo piazzare 4 gemme qua dentro. Benissimo. Prego. Ok, vediamo se riesco a raccogliere qualche cosa stavolta. Allora, 4-2. Ah, ma se io adesso col mio drago faccio 1, 2, 3 e 4, ti posso attaccare? Beh, in un certo senso sì. Puoi cercare di rubarmi una pedina dal sacchetto tutte le volte che il tuo drago si ferma nella stessa casella con il mio. Pronti, quindi un doppio vantaggio. Pesco io e perdi te. Esattamente. Prendi. Ok. Vediamo di essere fortunati. Quante ne devo prendere? Ah, una sola. Cosa hai preso? Nero. Carbone. Benissimo, quindi non mi hai rubato nulla e i miei rubini al momento sono al sicuro. Per quello abbiamo messo 3 carboni all'inizio, perché così ogni tanto puoi sbagliare. Ok, tocca a me. Allora, 2-2, e muovo 1-2, prendo questo. Bene. E metto dentro 2, che però non ci sono, ce n'è solo uno. Cosa faccio? In questo caso puoi tranquillamente mettere la pietrina dentro il vulcano, ma la partita termina in questo turno, perché nel momento in cui non ci sono più sufficienti gemmine da inserire, il gioco finisce. Che cosa facciamo quindi? Ho vinto. Svuotiamo i sacchetti e vediamo chi ha più rubini. Vai. Il carbone non conta, ricordatelo. Ah. Controlla bene. Io qua ne ho uno nascosto. 16, 17, 18. 18 e 19. Dai, torna, dai il buon esempio ai bambini. Allora, Ferdraken, a chi lo consigliamo? Beh, direi che rigiriamo i commenti della critica, lo consigliamo alle tante famiglie che vogliono un gioco da potersi godere loro da adulti, ma insieme ovviamente ai loro bambini, i loro figli, i loro fratelli, con cui giocare, passare una mezz'oretta in assoluta allegria, con un sacco di cose colorate, il vulcano che è bellissimo, quindi un gioco veramente adatto a tutti, anche a chi non ha mai tenuto in mano un dado, consigliatissimo, premiatissimo, da comprare. Grazie per aver guardato anche questo video, se vi è piaciuto ricordate di lasciare un like e abbonatevi al canale se volete vedere altre fetenze come queste. Like. Alla prossima. 42. Amico nerd, tu che torni a casa dopo una giornata di cazzeggio davanti al computer, tu che vuoi divertirti con quel rompicoglioni di tuo figlio, gioca a Ferdraken, così potrai anche tu batterlo al suo gioco e smetterà di romperti i coglioni una volta per tutte. Attenzione, la vittoria al gioco non è assicurata. In caso di sconfitta, poi sono cazzi vostri e togliervi dai coglioni vostro figlio. Out in Rick.